Benvenuti a questo evento di presentazione del volume a cura dell'Istituto Nazionale di Statistica dal titolo Statistica, dire, fare, capire, laboratori per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione. Ed è un piacere presentarlo in un contesto diventato ormai consueto, ovvero il Maggio dei Libri. È il terzo anno che Istat partecipa molto volentieri a questa manifestazione ed è anche tra i partner. Ringrazio il Centro per il Libro e la Lettura con il quale abbiamo avviato questa bella collaborazione. E vorrei anche ringraziare Serenella Ravioli, il direttore centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti dell'Istat, e le dirigenti Giulia Mottura e Rina Camporese per aver supportato questo progetto e averlo reso possibile. Un ringraziamento inoltre va a tutti voi che ci siete collegati e che ci state seguendo. Grazie davvero. Allora iniziamo. Qui con me è Susi Osti, che vorrei presentare per bene. È una ricercatrice Istat, esperta di divulgazione, che ama trovare modi fuori dall'ordinario per promuovere la statistica tra i non esperti, soprattutto tra i bambini e i ragazzi. Grazie Francesca Vannucchi, anch'io ti voglio presentare come si deve. Ricercatrice Istat, esperta in comunicazione e promozione culturale. Ha incontrato la statistica quando era alla ricerca di storie da raccontare e poi ha iniziato a costruire narrazioni proprio a partire dai dati. Non siamo le sole, le altre importanti autrici del libro sono le colleghe Monica Bailot e Sara Letardi, da sempre impegnate nelle attività di promozione della cultura statistica, che portano avanti con passione e creatività e hanno mostrato tanta determinazione e impegno nella realizzazione di questo volume. Inoltre, è doveroso ricordare che il progetto grafico è della collega Bruna Tabanella, che ha anche realizzato l'impaginazione del libro e le immagini digitali, che sono quasi 600 e lo impreziosiscono notevolmente. Siamo tutte colleghe Istat, unite dalla passione per la diffusione della statistica ufficiale. Il nostro obiettivo è di farlo in modo giocoso e divertente. Semplifichiamo, rendiamo piacevole, ma non molliamo un punto sul rigore formale della disciplina, non è vero? Sì Susi, un lavoro corale che ha visto la collaborazione di tutte noi e che oggi è online e disponibile gratuitamente grazie al lavoro prezioso svolto dai colleghi del sito Istat, che ringraziamo. E a questo proposito mostriamo dove poter trovare il volume. Entriamo nel sito Istat al link www.istat.it. Cerchiamo la pagina dedicata al volume. Ebbene, qui potete trovare la pubblicazione di cui oggi parleremo, ma anche tutti gli aggiornamenti che saranno inseriti via via nel corso del tempo. Si tratta di una pagina viva che vi invitiamo a seguire e a consultare periodicamente. In alto potete trovare il volume completo e poi tutte le sue singole parti. Come potete vedere, la premessa della dottoressa Serenella Ravioli. Poi c'è l'introduzione della professoressa Maria Pia Perelli e del professor Silvio Lucchini Rigatti, che sono docenti ed esperti della materia. Poi c'è una guida utile alla consultazione delle schede didattiche. Poi potete trovare un primo capitolo introduttivo che illustra il contesto entro il quale questo lavoro è nato. Al termine vedete il glossario, ma prima ci sono i tre capitoli che completano il volume, che sono il cuore di questa pubblicazione, che centrano l'attenzione sulle attività che si possono svolgere nella scuola per l'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado. A questo proposito, Susi, ci vuoi raccontare questi tre capitoli, come sono costruiti? Certo, in ogni capitolo c'è sempre un'introduzione che contestualizza le attività nell'ambito dei rispettivi cicli scolastici in linea con le indicazioni nazionali. C'è una parte di laboratorio con lo svolgimento, poi si passa all'approfondimento teorico in cui vengono ripresi i primi elementi di statistica e calcolo delle probabilità. Infine la sezione mani in pasta con materiali e esercizi pronti all'uso. Nell'approfondimento i vocaboli sono evidenziati in grassetto, rimandano poi al glossario. Se necessario, le schede sono corredate anche da contenuti digitali. Ogni laboratorio risulta perciò completo e autonomo nella sua proposta. In questo modo il docente sceglie il laboratorio più idoneo da usare in classe e vi trova tutte le informazioni e i materiali necessari. Le attività possono essere personalizzabili a seconda delle proprie esigenze. Questi laboratori nascono da una sperimentazione portata avanti da anni all'interno del nostro istituto. Questa attività, infatti, rientra tra le sue mission.
Hai fatto bene, Susi, a ricordarlo. Come sicuramente molti sapranno, l'Istat è il principale produttore di statistica ufficiale, che è messa a disposizione di tutti. La sua missione principale quindi è proprio quella di produrre informazione statistica, ma anche di fare in modo che queste quantità possano essere lette e comprese. Per questa ragione, quindi, l'Istituto svolge precise azioni di divulgazione e di promozione della cultura statistica, una parte delle quali è indirizzata proprio al mondo della scuola, come in questo caso, e sono veramente tante. Francesca, hai incuriosito chi ci sta guardando? Quali sono le attività che l'Istat pensa e realizza proprio per questo pubblico? Susi, sono davvero innumerevoli e sicuramente non possiamo qui illustrarle tutte, però qualche iniziativa vale la pena citarla. Sì, Francesca, sono tanti anni che sono in istituto, le conosco bene e qualcuna di queste ho avuto la fortuna di partecipare. Dai, raccontaci! Ma tu lo sai, Susi, che il primo progetto organico di promozione della cultura statistica realizzato dall'Istituto risale al 1986 e consiste in un opuscolo corredato addirittura da diapositive dal titolo Informazione statistica, parliamone con l'Istat. Sì, me lo ricordo, ero bambina, ho visto le diapositive, c'erano perfino le prime statistiche della civiltà egizia. E poi ci sono state tante altre iniziative nel corso degli anni, con percorsi differenziati e interazioni con tanti soggetti, come associazioni di categoria, enti, università e molti altri, fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui ricordiamo ad esempio il censimento permanente su banchi di scuola, rivolto alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado, e le Olimpiadi Italiane di Statistica per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Tutte le informazioni dei progetti attualmente in corso sono presenti sul sito dell'Istat. Non voglio parlare troppo, però era importante contestualizzare il lavoro che stiamo presentando nel quadro delle azioni che l'Istituto compie per comprendere l'importanza della statistica e la sua trasversalità. Per tutti gli approfondimenti di questo ambito vi invito comunque a consultare il capitolo 1 della pubblicazione. Circa invece l'attività proposta per insegnanti e alunni, Susi, ci potrai raccontare qualcosa? Qual è l'idea di fondo di questo progetto? Certo, Francesca, entriamo nel cuore della pubblicazione. Innanzitutto è bene dire che la statistica è da molti vista come una disciplina complessa e magari anche ostica, invece deve essere considerata nostra amica. È importante perché ci consente di capire meglio il mondo e di fare scelte più attente, cioè di essere cittadini consapevoli. È anche possibile imparare con leggerezza una materia che spaventa. Infatti la statistica è una questione di linguaggio, oltre che di modo. I concetti e le competenze non sono per pochi eletti e non sono nemmeno più difficili di molti altri concetti che ragazze e ragazzi affrontano tutti i giorni a scuola. Basta trovare il sistema per tradurli e per renderli comprensibili. È questo quello che ci guida nel creare e realizzare i laboratori. Inoltre, le attività sono sempre inclusive, c'è da fare per tutti, non solo per i bravi in matematica. Ma oggi, qui, vi presentiamo attività che accolgono e abbracciano anche chi di statistica non ne capisce e magari neanche paura. Il punto è che se accompagniamo bambini e ragazzi verso il linguaggio formale, poi spiccano il volo le possibilità di comprensione e maneggio dati e numeri. E allora Istat gioca per mostrare come la statistica si può capire in modo piacevole, senza sparacchi. Susi, allora attraverso l'ausilio di questo volume nessuno avrà più paura della statistica? Direi proprio di sì, nessuno avrà più paura della statistica. E per provarlo, sfogliamo insieme il nostro volume. Dai, scegliamo un laboratorio tra quelli proposti e proviamo a farlo insieme. Ma sono davvero tanti. Il contaquanti, la statistica che pizza, le tre sorelle, la gara di aerei, la probabilità a fagiolo. Ma sono veramente indecisa. Va bene, scelgo il serpente mangiaforme. Ho già tutti i materiali, lo sapete perché? Perché sono pubblicati nel volume. Non occorre cercare nulla altrove se non nelle sue pagine. Esatto, Francesca. Oltre alla scheda mano in pasta da stampare, quello che occorre sono sempre materiali semplici che tutti hanno in cartella, carta, colori, forbice e colla. Hai tutto, Francesca? Sì, guarda, ho anche il dado. Anch'io, eccolo qui.
questo laboratorio per la scuola d'infanzia, ma può andare bene anche per una prima. I bambini classificano i risultati, costruiscono le prime tabelle e semplici pittogrammi. Si lancia il dado, si attacca sul serpente la figura geometrica uscita. I lanci sono 20. Per i bambini più piccoli si può lanciare a turno anche un dado gigante, proprio come questo. Mamma mia! Divertente. Poi si possono contare quanti quadrati, trapezzi, triangoli sono usciti e così si costruisce una tabella di frequenza. Poi si possono colorare le figure nella scheda finale e creare così un semplice pittogramma. Che bello, Susi, è divertentissimo. Osservate il risultato, io ho lavorato nel frattempo. Complimenti, Francesca! Ti mostro un altro laboratorio divertente con cui scoprire i segreti di moda media e mediana. Si intitola Le Tre Sorelle. Ti serve un dado da gioco e la scheda Mani in Pasta. Ho tutto. Questo è il dado e questa qui è la scheda, completa di tutte le attività. Iniziamo! Ogni bambino lancia il dado per 11 volte, registra i risultati nella scheda e poi ordina i punteggi ottenuti e costruisce la tabella di frequenza e il grafico a barre. È semplicissimo! C'è anche l'esempio a pagina 55 del libro. Avete visto com'è facile imparare la statistica? È un gioco da ragazzi! Tutti, anche i bambini, possono farlo, col nostro volume Divertendosi! Bene, spero proprio che abbiate gradito. Non ci resta che ricordarvi dove si trova il volume all'interno di una pagina del sito Istat. E allora, Susi, concludiamo con... Buona statistica a tutti! Grazie di averci seguito. Arrivederci, a presto! Rientra infatti tra le sue mission. Susi, il braccio. La vogliamo rifarla? Ti sei girata, sì. E allora, Susi, concludiamo con... Buona statistica a tutti! Insieme dobbiamo dirlo, no? Dai.